Nasce l'associazione Sé Stante, qual è l'obiettivo? Il nostro obiettivo è quello di creare partecipazione e stimolare dibattito. Siamo un gruppo di persone, un gruppo di cittadini che ha sentito l'esigenza, nonostante le diversità anagrafiche, lavorative, professionali, di creare un nuovo contenitore, che è proprio Sé Stante, che ci dia la possibilità di poter ascoltare, creare dibattito e confrontarci. Ecco, lei parte da una condizione personale, quella di essere insegnante precaria. Sì, la mia condizione forse è anche un po' indicativa di quella che è la realtà di questa città. Viviamo in un momento storico molto particolare, in cui i giovani faticano a trovare lavoro, la città comunque inizia ad essere una città popolata da diverse culture, e noi come Sé Stante stiamo cercando di interpretare un po' il cambiamento, di conoscerlo, di ascoltarlo, di viverlo proprio da protagonisti. Non vogliamo essere cittadini che stanno a ascoltare e farsi trovare soluzioni dagli altri, ma vogliamo essere protagonisti attivi. E attraverso l'associazione il nostro obiettivo è quello di creare una narrazione, che poi è una narrazione che consegneremo anche molto volentieri alle forze politiche, alle istituzioni, perché il nostro ruolo non è sostituirci a loro, ma essere protagonisti della nostra città e del nostro territorio. C'è anche l'avvocato Riccardo Laferla, sì. Esperienza insomma sul campo, sulla comunità, esperienza politica. Lei che obiettivo si pone con questa associazione? Ma l'esperienza è un bagaglio importante, oggi l'esperienza è diventata un limite, sembra, nella nostra cultura, è cosa che non fa piacere, quindi la mia esperienza io la porto dietro quotidianamente. A me piace questa iniziativa che abbiamo creato, perché è un'associazione dove non esistono uomini e donne a comando, qui non c'è segretari, non c'è presidenti, non c'è niente, noi siamo dei meri portavoci per Pamela, poteva esserci qualsiasi altro componente del gruppo qui a raccontare. Noi vogliamo ascoltare, vogliamo far parlare coloro che non parlano. Ad Arezzo c'è tante persone che fanno, tante persone che operano, però bisogna partire dal basso, e la quotidianità è quella che può servire poi per affrontare veramente soluzioni. La psicodipendenza, già abbiamo fatto un incontro, è stata una cosa interessantissima, perché abbiamo visto lo spaccato vero, cioè c'è una storia dietro, quindi dietro la siringa, che giustamente tutti lamentano non essere raccolta, c'è un problema vero. Guardiamo il problema dietro la siringa, non limitiamoci a pulire il marciapiede, perché il problema rimane. Ascoltiamo questo problema da dove viene, qual è il disagio che lo fa nascere, ma facciamolo raccontare a chi lo vive, non possiamo noi saperlo e noi non vogliamo parlare. Abbiamo una calendarizzazione di oltre 10-12 incontri su vari temi, non tutti che riguardano il disagio, perché ci sono anche situazioni piacevoli ad Arezzo che possono essere comunque affrontate. Guardate alle amministrative del Comune di Arezzo? No, non abbiamo nessuna velleità politica, anzi questa è una cosa che deve essere aperta a tutte le sensibilità politiche di tutte le varie culture. Io non sto facendo politica, l'ho fatta con grande amore e sto facendo il mio lavoro. Quindi non è la creazione di un soggetto che vuole sostituirsi o proporsi o cercare consensi. Qui non ci sono consensi, non ci sono tessere, non c'è nulla. Facciamo parlare chi conosce veramente la città e ascoltiamo.